Oggi siamo qui con uno dei miei neodesigner preferiti, Daniele Carlotta. Quindi leggo perché mi piace leggere. Dopo tante peripezie, mail, messaggi, stalking su Facebook, siamo riusciti ad incontrarlo per fargli una piccola intervista o un interrogatorio, come dir si voglia. A questo punto ci vorrebbe una lampada puntata davanti, tipo commissariato di polizia, ma cominciamo dalla genesi. Il Daniele Piccino, cosa voleva fare da grande? Allora, Daniele Piccino si divertiva a giocare con i tessuti e i suoi manichini sorprendenti. Mi piaceva creare abiti per immaginare già diverse tipologie di donne. Sicuramente non avevo un'idea ben chiara, insomma, di quella che poi era la mia identità stilistica, che è nata solo comunque negli ultimi anni grazie alla realizzazione delle collezioni, capito? Però mi divertiva, creavo dal tagliere all'abito proprio pazzesco, lungo, con metri e metri di tessuti, stupendo, proprio catene. Tutto. Dove sono finite queste cose? Ci sono ancora. In un bell'archivio, ma sono lì. Quando devo creare. Abbiamo in Sicilia deciso. Ecco, benissimo, ok. Quindi ecco, insomma, non nasce da lì. E poi ho capito che comunque era la mia strada. Hai detto io farò stilista. Sì. Un giorno mi posi una domanda e dicevo, vedevo la gente lavorare, dai lavori qualsiasi tipo di lavoro, e dicevo, mi sono posto questa domanda, ho detto, ma dal grande, la tipica domanda dei bambini, da grande cosa vorrò fare? Allora ho iniziato a fare un elenco, tra cui c'era pure l'elettrauto, sì. Di tutto e di più. Però man mano capivo che era una cosa che non potevo fare perché non riuscivo e non volevo nemmeno farle. E quindi era là, era in quella stanza piena di tessuti, di manichini, che io volevo stare, volevo crescere e possibilmente di quella passione ne volevo fare il mio lavoro. Allora, poi dice, la tua mamma era la signora della seta. Sì. Quanto ha significato questa presenza nella tua carriera di stilista? Beh, tanto, tanto, ma non tanto per la scelta finale che mi ha portato a questo lavoro, solo per quell'educazione di cui parlo, proprio un'educazione che qualsiasi genitore dà a un figlio, però spostata su un'educazione dello stile, capito? Un'educazione su quell'eleganza che lei aveva vissuto nei suoi anni 80, nei suoi anni, fine anni 70, negli anni 80. Quindi quell'educazione lì che ha iniziato raccontandomi cos'era la seta, cos'era la lana, proprio delle cose più elementari. E poi è arrivato un po' all'educazione dello stile nel suo complesso, capito? Quindi un sacco, sì. E questo me l'hai forse già detto prima, quando si è tesa la lampadina è un fatto importante, successo in corrispondenza alla tua decisione di intraprendere questo citato gli altri. Sì. Che sì. La lampadina è da un giorno ti sei chiesto, sì, appunto, sì, sulla parola grande. Io ho finito il percorso di studi, sempre grazie a quelle educazioni di cui vi parlavo, che oltre all'educazione c'era anche, credevano un sacco in me, sulle mie capacità. E quindi grazie comunque al loro appoggio, io ho confezionato degli abiti. La prima impressione, cioè non lo dimenticherò mai, quando ho creato il primo atelier in Sicilia, quando durante la serata di presentazione, cocktail così, ho messo i primi abiti sui manichini, che non erano più i tessuti che andavo poi io a sistemare il lago di spilli, no, era già un abito confezionato, era il mio,
Tutto quindi questo qua è iniziato nel novembre del 2005. Pian piano ho conosciuto tutti gli aspetti, diciamo il backstage di un prodotto, quindi la sartoria, il cartamodello, tutta questa costruzione qua. È arrivato a in showroom, veniva acquistato dalle clienti e da lì è iniziato il percorso di stile che poi oggi solo mi fa conoscere come io vedo la mia donna, quindi la mia vera identità stilistica che non la cambio. Infatti a questo punto sembra fatto apposta e invece è bellissimo, perché dice: parlaci della tua moto ispiratrice, a parte me naturalmente. Ecco. Quale idea di donna, a quale idea di donna fa riferimento? Un nome. Un nome, beh, ce ne sarebbero anche diversi. Mi piace tanto il mio, ma mi piace il blog e mi piace il suo blog, quindi. Ma mi piace pure il cinema, mi piace tanto il cinema, mi piace l'eleganza del cinema che purtroppo vedevamo solo anni fa e magari oggi stiamo forse rivedendo, insomma, non forse come prima, però lo stiamo un po' rivedendo. Sì. Quindi il cinema sarebbero tante, però non ho una vera fonte di ispirazione, perché quello che oggi è la mia vera ispirazione è inventarmi il mio concetto di donna che ho, quindi sempre parlando di identità stilistica che ho, però mi piace sempre immaginarla, correggerla. E quindi credo che oggi, ancora in queste collezioni, la vera ispirazione è la donna che io ho dentro, nella mia testa, come concetto. Non ha un corpo, non ha un colore di capelli ben chiaro, però ha una forte identità, una forte personalità. E quella, lei è la mia vera fonte di ispirazione. Quindi non è un'attrice, non è... non c'è un mutuo vero e proprio. Solo questa ricerca ancora più distinta di quella donna che ho conosciuto nelle ultime 4 o 5 collezioni. Sì. Quindi la donna è un po' la collezione. La donna è la collezione, sì. E infatti dico adesso, parlaci un po' della tua collezione autunno-inverno. Ok, ecco, la collezione autunno-inverno si fa di costruzioni di abiti, quindi riprendiamo sempre il discorso del classico palloncino che diventa più una struttura, ma soprattutto si fa di forme molto più morbide, quindi dagli scimitieri di giorgetti di seta, gli chiffon di seta, perché mi piace sempre accostare un po' la costruzione con quella parte un po', sempre anche per prendere quel discorso del profumo che poi credo forse la base. Sì. Dal profumo è nata la mia donna e ora sto continuando per quella strada verso quel concetto lì. Sì. Quindi anche questa nasce, sembrerà patetico, sembrerà ripetitivo, ma nasce sempre da un profumo. Cioè proprio la personalità della donna. La personalità ma deve avere la sua essenza, devi sentirla. E io la sento, quando vedo l'abito sento proprio ogni abito che senza tutte diverse, ma poi nel complesso stanno tutte all'interno di una stessa bottiglia. Sì. E per concludere gossipiamo una cosa di te che nessuno sa. Non lo so. Questo non si può dire. Sa. Questo è un po' difficile. Che nessuno sa. Una cosa che nessuno ti ha mai chiesto, che però tu vorresti dire. Ma io non lo so, credo di essere anche abbastanza trasparente, quindi le persone che mi conoscono meno capiscono come sono. Ho una forte personalità, ma conservo anche un lato molto riservato, molto selettivo, timido, che però oggi grazie al lavoro ho un po'... Sì, esatto. Però che nessuno sa... Non ha segreti, non ho detto di non aver segreti. Ma neanche secondo me no. Beh, no.
Beh, ma sì, ma qualche segreto, qualche piccolo segreto è giusto che ci sia su uno di noi, quindi che rimane là dentro quell'armadio chiusa. Se ti potesse venire probabilmente noi... No, se ci potesse venire probabilmente sì, te lo scrivo, ti chiamo, sì. Ma non lo so, non credo che... La cosa più divertente che ti è successa da quando hai iniziato questa cosa, proprio quella che hai detto, no, ma questa la devo raccontare assolutamente. La cosa più divertente... Beh, allora, io nella vita sociale sono un tipo che fa quanto mi interessa, magari non sembra, però con gli amici, con le persone che mi sono accanto, diverto parecchio. Sì. Mi piace tanto divertire, mi piace ridere, perché secondo me è un bel trucco. La cosa più divertente che mi è successa in questo lavoro... Beh, le cose più divertenti diciamo che comunque ci sono durante anche la parte creativa del prodotto. Quando insieme, esatto, col team ci si diverte, beh, tu puoi immaginare, c'è un team che è innamorato, perché secondo me è proprio il vero amore, è innamorato della moda, immagina cosa succede dietro, cioè, oltre agli abiti vedi metri e metri di tessuto e quindi diventa tutto un circo, perché per il circo è stupendo, hai capito? Sì. Un bel circo e da lì si diverte, metti musica, metti tessuti e via, si crea. Si crea. No, perché anche tanti abiti sono nati così, c'era già la collezione. E ecco, forse una delle cose più divertenti è proprio questa, cioè davanti ad uno specchio con 10 metri di seta nera è stato creato un abito. È stato creato un abito perché c'era prima il manichino, però insomma il manichino non si muoveva. Allora abbiamo preso la ragazza, abbiamo creato l'abito, però se la ragazza è anche un manichino, devi dirle tu come muoversi. Allora dopo una bella mezz'ora che insomma ancora questa costruzione non era nata, ho detto ok, datemi tutto, ho preso il tutto, ora metti qua, stringi, invita più forte, no, cammina ed è arrivato l'abito, capito? Cioè tu vedi, quella è forse la parte divertente, ma solo perché, ti ripeto, ci mettiamo in gioco. Dovremmo filmare. Ecco, ma io non ci sento, no, veramente. Perché no, perché sai, trovi più questi tavoli da sartoria, questi tessuti, un solo specchio, perché ti serve un solo specchio, la musica, è vero. E da lì è appunto nato questo abito da sera. Anche questo non è. Quello lì è un abito d'archivio, che però vedrete. Sì, okay. Vedrete, sì. Quindi questa è una cosa molto divertente. Dato, è stato un piacere conoscerti. Grazie mille. Un bacio grande. Ciao.